Un saluto a tutti gli amici di androidblog.it ed hmobile.com. Oggi faremo l'unboxing dello smartwatch 2 di Sony. Questo qua è la seconda generazione di smartwatch che produce il produttore giapponese e devo dire che sono stati fatti notevoli passi avanti rispetto alla prima generazione. Ma procediamo con l'unboxing. Questo è lo smartwatch. Vedete? Andiamo a togliere la pellicola. Lo smartwatch è completamente impermeabile all'acqua, in quanto è certificato IP58, quindi potete farvi anche la doccia oppure andare in piscina. Non dovrebbe succedere nulla. Mettiamo il condizionale perché non si sa mai. Vediamo che cosa c'è nella scatola. Devo dire, quasi nulla, tranne il cavetto USB micro USB che serve per la ricarica. Garanzia e manuali d'uso rapidi. Tanti manuali d'uso rapidi. Inoltre è presente anche una card per l'attivazione dell'applicazione in modalità Pro di Runtastic. Che vi invitiamo a provare perché è molto ben realizzata. Tornando a parlare dello smartwatch, è uno dei tre smartwatch presenti attualmente sul mercato, diciamo più importanti, assieme al Galaxy Gear e al Pebble Watch. Questo smartwatch, come detto, è impermeabile all'acqua e alla polvere. E in questo smartwatch è presente il display da 1,6 pollici chiamato Translucid, mi sembra. Che cosa significa Translucid? Significa che non riflette la luce del sole, nel senso più c'è luce solare, più c'è luce, più lo smartwatch si vede bene. Una sorta di A-Link, però è una tecnologia diversa. Il display è da 1,6 pollici, con risoluzione 200x176 pixel, quindi abbastanza scarsa. La cosa molto bella di questo smartwatch è che è dotato di NFC, quindi è possibile accoppiarlo semplicemente appoggiandolo ad uno smartphone ed è compatibile con tutti gli smartphone Android, anche se essi non sono Sony. Bene, con questo unboxing è tutto. Vi rimandiamo alla recensione completa che faremo, tra un paio di giorni. Un saluto da Lorenzo per androidblog.it ed hmobile.com. Ciao!